Let me see, child. Hey. I fucked up this hustle yeah, game, we hustle more than nothing. Oh my Damn. Damn. Vi avevo promesso qualche giorno fa, sono giunto al momento in cui sono pronto a dirvi cosa ne penso di Canon EOS R8 che è qui con me. La salutiamo, l'ultima, eh, diciamo, arrivata in casa Canon insieme a R50. Eh, insomma, i due nuovi modelli per questo inizio di 2023. E chissà se eh, avremo modo di vedere altre fotocamere nel corso dell'anno, magari sì, magari no, magari boh, non si sa. però eh, ci sono state, devo dire, molte domande anche da parte vostra. Alcune anche sul mio Instagram in privato, dove appunto non sembrava tanto chiaro il target di questo prodotto, cioè a chi è adatta, a chi può essere adatta a questa fotocamera full frame definita da Canon stessa entry level, quindi una fotocamera che va a sostituire EOSR praticamente, ma non EOSRP che invece rimarrà a listino. E con questo video, oltre a farvi vedere un po' come funziona, Canoneos R8 sono pronto anche a farvi chiarezza sul eh, tipo di target eh, a cui fa riferimento questo prodotto. Sì, perché questa Canoneos R8 è una fotocamera in realtà un po' controversa, che ha dei pro, dei contro, del, delle specifiche un po', secondo me, da capire. E devo essere assolutamente sincero con voi, io sono partito molto prevenuto nella prova di questa R8, perché mi sono fatto influenzare un pochettino da quello che sono state appunto le specifiche tecniche che mi sono state dette da Canon e quindi ho detto, ah ok, quindi queste specifiche per questo prezzo, per questo target, hmm, c'è qualcosa che non mi torna, però dopo un po' che l'ho provata, l'ho tenuta più o meno una settimana, ho fatto un po' di foto, un po' di video, un po' di test vari, sono pronto a fare chiarezza a voi, perché la chiarezza a me l'ho già fatta, quindi altrimenti non sarei qui a fare questo video. Quindi, come sempre, parto col dirvi qual è il target. Dunque, una full frame entry level, in questo caso questa EOS R8, secondo Canon, è adatta a... Il fotoamatore che vuole fare il salto in avanti dalla PSC alla full frame, ma non si sente pronto per una full frame professionale. Oppure l'amatore che vuole una full frame non professionale, che magari sia anche compatta, leggera e facile da trasportare. Così come anche i content creator, i travel vlogger, insomma, tutte quelle persone che magari viaggiano veramente tanto e per loro per queste persone, appunto è molto importante la gestione del peso e dell'ingombro perché magari viaggiano con un singolo zaino, il famoso zaino da backpacker, quello super grande che c'è dentro di tutto, i materassi e robe e si prende, si va in giro alla ricerca di, di Atlantide e di conseguenza in quel caso chiaramente il peso e l'ingombro fanno la differenza perché chiaramente non potete permettervi di portarvi dietro una EOS R3 con il 7200, il 600F4 e il 2470 serie L, così altrimenti poi non avete più lo spazio per eh, tutto quello che vi serve per vivere. Quindi di conseguenza questo, eh, in realtà questo, proprio quest'ultimo che vi ho detto come target, quindi chi viaggia, chi eh, nota molto il peso e l'ingombro, secondo me è quello più adatto in assoluto per, quella foto, per questa fotocamera qui. Perché? Diversamente, magari il fotomatore che se ne frega un pochettino del peso e dell'ingombro potrebbe magari essere influenzato dalla questione prezzo, che eh, è molto vicino poi a quello che è eh, il prezzo, magari di una R6 usata. Quindi è vero che la R6, la prima R6, non la Mark II, è sicuramente più vecchia di questa R8 appena uscita, quindi cambiano un pochettino le tecnologie, ma per molti eh, magari sono le differenze, come ad esempio il doppio slot, il joystick, lo stabilizzatore che effettivamente eh, non so, fanno pensare a un altro tipo di acquisto quindi con questo video vorrei un pochettino chiarirvi le idee come vi dicevo prima su proprio questo punto qui cioè è meglio acquistare un R6 usata è meglio spostarsi su altro è meglio R8 eh, come va il pricing perché effettivamente io lo scoprirete poi dopo se non avete già scoperto nelle varie caratteristiche che avete già visto su Foto nerd su altri video insomma eccetera eccetera ci sono un po' di mancanze tecniche in questo R8 che hanno fatto un po' vacillare anche me e giusto per dirvelo subito, ehm, ad esempio, mi ha fatto molto pensare la mancanza dello stabilizzatore, mi ha fatto molto pensare la mancanza del joystick, così come mi ha fatto anche molto pensare la non possibilità di mettere un battery grip opzionale. Quindi non è possibile aggiungere un grip con un'altra batteria eh, sotto, ma è possibile solo aggiungere... Un piccolo grip aggiuntivo che è lo stesso è compatibile con iOS RP. La modica cifra di circa 80 euro, quindi una cosa abbastanza fattibile, che va a aumentare un pochettino l'impugnatura. Però, vabbè, ve lo dico subito così, proprio tolgo subito questo piccolo sassolino della scarpa. Io ho capito nella mia recensione che mi sono concentrato troppo sulle mancanze tecniche, quindi sul dire ah, però non c'è questo, non c'è quello, ah, però questo manca, ah però. Invece, questo secondo me è stato un errore perché eh, effettivamente forse avrei dovuto concentrarmi su un altro aspetto di questa fotocamera, cioè il prezzo. Perché il pricing di Canon sr R8 si attesta attorno ai 1800-1900 euro eh, per il solo corpo. E poi ci sono i vari kit con gli obiettivi appunto standard eh, che potete appunto trovare. Poi eh, vi lascio qui sotto il link in descrizione della recensione testuale con i file RO e anche tutte le specifiche dei prezzi dei kit vari. E secondo me è proprio questo il punto, non è sbagliato che IOS R8 abbia delle mancanze tecniche, perché nessuna fotocamera è perfetta e soprattutto molte fotocamere sono create, pensate, sviluppate proprio per alcune specifiche esigenze, quindi chiaramente magari il professionista che va a fare fotografia sportiva come prima macchina magari non sceglierà l'IOS R8, però il problema appunto è proprio secondo me il pricing che magari è un po' troppo alto rispetto a quello che ha fatto la concorrenza in questo segmento negli ultimi tempi. Poi è vero, questa è più nuova, magari la tecnologia è diversa dalla concorrenza, la concorrenza non è ancora arrivata su questo segmento a queste cose qui, insomma questi sono tutti discorsi un po' più tecnici, però se volete la mia sinceramente, forse il vero contro di questa fotocamera non è la mancanza dello stabilizzatore, la mancanza del joystick eccetera eccetera, che si facciano o non si facciano sentire è molto soggettivo, ma di fatto, forse la vera, la vera problematica riguarda il prezzo: qualche euro in meno, diciamo magari un 200-300 euro in meno, 400, cose del genere, avrebbero creato secondo me un vero killer nel, dal punto di vista eh, della vendita. Perché oggettivamente, spoiler, Canon EOS R8 è un'ottima fotocamera e mi sono dovuto ricredere. Su alcune mancanze che io appunto avevo letto dalla carta, no? quel, quel famoso quello che vi dicevo prima, partire prevenuto, mi sono dovuto ricredere su alcune cose, ma tra poco vi spiegherò perché e lo scopriremo insieme. Per adesso, però, andiamo ad analizzare le specifiche del corpo macchina. Quindi, venite qui sotto con me ed ecco qui: CanoneOS R8. Eh, in questo caso ci è montato il 35RF 35F18 macro IS STM Questo è uno degli obiettivi che ho utilizzato con questa fotocamera insieme anche a un 85F2 macro veramente ottimo ed esempio in realtà se io ho scelto di farvi vedere proprio come si comporta col 35 in questo caso perché se notate è veramente molto 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 compatta e piccolina ed è veramente perfetta secondo me per la street photography, eh, ma appunto questa è una cosa che poi forse ve ne rende, renderete conto anche voi a brevissimo Canoneos R8 integra un sensore CMOS full frame da 24.2 megapixel, che è praticamente lo stesso di Canon EOS R6 Mark II, quindi la sorella maggiore, molto più professionale. Dentro c'è il processore d'immagine di DIGIX che è anche questo, in questo caso è lo stesso di praticamente EOS R3, EOS R5, EOS R6, R6 Mark II, quindi delle sorelle maggiori, più professionali, e anche l'autofocus si difende molto molto bene, perché è il fantastico dual pixel CMOS f 2 eh, già conosciuto di Canon, con 4897 posizioni. Per le foto e 4067 eh, posizioni o zone se preferite per i video. E c'è un funzionamento fino a meno 6,5 EV per questo autofocus quindi sicuramente molto importante. Cambia anche la sensibilità ISO mh, rispetto ai modelli precedenti, perché abbiamo una, mh, una sensibilità ISO normale da 100 a 102.400 con estensione fino a 50-200-4800. Quindi sicuramente molto buona. Ma anche sul discorso ISO ci ritorneremo tra poco. Lato video invece abbiamo eh, possibilità di girare fino al 4K 60 eh, in oversampling da 6K, quindi molto, molto bene, oppure 1080 eh, fino a 180 fps. C'è cioè il supporto eh, al C-Log 3, all'HDR PQ e al 422 10-bit, e non ci sono limiti di registrazione eh, fino a circa due ore in totale sicurezza, e senza surriscaldamento di alcun tipo, poi magari chiaramente. Prima delle due ore effettive di restazione si scarica la batteria o finisce la, la memoria, insomma queste sono tutte eh, variabili di cui tenere conto. C'è un mirino elettronico da 0.39 pollici OLED con 2.36 milioni di punti e un refresh rate fino a 120 fps. C'è un singolo slot SD qui sotto UHS2, eh, così come anche supporto HDR HEIF per le foto, supporto UVC per streaming in Full HD. E c'è uno stabilizzatore elettronico, quindi il Digital IS, e non meccanico, quindi non è un meccanico 5A, si è solamente elettronico e lato software. C'è anche la modalità verticale per i video e c'è anche un'interessante funzione di prescatto o pre-buffer eh, che vi permette di catturare delle foto 0.05 secondi eh, prima di premere il tasto. Quindi nella modalità raffica che arriva fino a 40 fps quindi è assolutamente fantastica. Se voi premete il tasto a metà corsa, andrete praticamente a eh, iniziare a scattare eh, delle foto, diciamo che servono in realtà a permettervi di evitare di perdere l'azione o il momento super figo. Però va detto, ve lo dico adesso così dopo magari mi dimentico. Va detto che questa funzione genera dei file che sono in realtà più o meno temporanei. Non sono dei veri e propri CR3, quindi l'estensione RAW di Canon, ma sono dei file un po' diversi che vengono letti esclusivamente con il programma di Canon per PC o Mac. E di conseguenza eh, non è una roba che leggete direttamente in Lightroom ed è fatta perché. Eh, come dire accedete a questi file, andate a cercarli solamente in caso di emergenza. Chiaramente sono file che vedete dalla fotocamera e volendo, per questioni di magari risparmio di tempo, eh, qualora non vi serva mh, particolarmente per produrre il in chissà quale modo, potete fare una conversione in AF o in JPEG direttamente in camera di quel file. Quindi è una cosa un po' più facile. Però è giusto che la sappiate perché è una funzione sì che salva un po' la vita in alcuni casi. Perché permette di non perdere l'attimo, ma di fatto eh, bisogna capirla come funzionamento. Scatta circa 15 frame prima della raffica dei 40, quindi questo andava sicuramente detto. Come vedete, è molto. Una porta HDMI eh, micro, quindi di tipo D, una porta eh, Type-C, quindi USB che permette la ricarica o comunque il passaggio di dati, così come anche una porta per intervallometro qui direttamente sopra, e anche eh, l'ingresso per il microfono e l'uscita per le cuffie, quindi anche l'altro video piuttosto interessante. Per il resto, nella parte opposta laterale non c'è nulla perché non c'è lo slot dell'SD qui che è sotto insieme alla batteria, ma ci arrivo tra poco. Nella parte superiore ci sono in realtà delle novità perché eh, rispetto ai classici modelli canon o banalmente rispetto a eh, EOS R, c'è adesso è stato aggiunto uno switch rapido per foto e video, quindi potete passare tra le due modalità e avere due menu separati, cosa molto molto intelligente, così come anche la nuova ghiera creativa dei programmi, qui con tante modalità, anche questo poi ve ne parlerò tra poco. Eh, c'è il tasto di scatto con lo switch di accensione e anche un tasto dedicato alla registrazione video, oltre alle varie ghiere verticali, il tasti di varie funzioni che si possono impostare, il tipico tasto di scatto Canon eh, e poi per il resto c'è appunto un display questo è un display articolato, quindi potete tranquillamente eh, orientarlo come preferite: nella parte frontale, nella parte posteriore, sopra, sotto. Quindi si può chiudere, così rimane protetto. Si può eh, chiaramente aprire, così rimane in vista. Eh, display touch, chiaramente, quindi sen supporto senza problemi eh, all'utilizzo con le dita. C'è il WiFi eh, 2.4, c'è il Bluetooth 4.2. Eh, c'è chiaramente anche la possibilità di collegarsi con Image.Canon, il noto servizio del produttore. Ora parliamo un attimo della ghiera creativa che vi dicevo prima perché questa è la ghiera dei programmi che ha le varie scene appunto come vedete eh, ed ecco qua quello che secondo me è un po' ora io non vorrei fare il bacchettone per carità però sono qui per parlarvi sinceramente non voglio prendere in giro nessuno sono qui per dire il mio parere in maniera completamente sincera e obiettiva per come vivo io questo tipo di esperienze di fotocamera e cerco anche se non è facile di immedesimarmi. Nella persona che veramente non, non sa fotografare e decide magari di comprare un EOS R8 per iniziare perché dice una full frame professionale è troppo per iniziare. Una PSC non lo so, non trovo niente che mi interessa oppure vorrei qualcosa di più. Voglio una full frame entry level e compro l'EOS R8, benissimo. Al di là del fatto che. Canon è forse uno dei pochi produttori che permette di fare questa cosa senza soffrire troppo. Nel senso, mi spiego: acquistare una fotocamera full frame, come vi ho già detto in molti video, è un'arma a doppio taglio: nel senso che è vero, avete un sensore magari più prestante, sotto certi punti di vista, magari nelle condizioni di scarsa luminosità, eccetera, eccetera, però chiaramente poi dovete anche confrontarvi con un parco ottiche molto più costoso. e Certo non potete prendere un sensore full frame e montare ottiche a PSC, altrimenti non ha assolutamente senso prendete una fotocamera a PSC. Non potete dire prendo una fotocamera full frame e poi risparmio sugli obiettivi prendendoli a PSC perché non ha assolutamente senso. Quindi ehm, di solito, almeno fino ad oggi, tendenzialmente... Era difficile prendere una fotocamera full frame e poi prendere degli obiettivi full frame buoni senza spendere troppo, quindi diventava un discorso di budget. Canon, però, con, cioè grazie al fatto, comunque, anche che in questo modello, ad esempio, la sensibilità ISO si può tirare un po' di più e regge molto, molto bene, perché è la verità, ehm, ha creato degli obiettivi sulla carta meno luminosi, quindi ad esempio non so, l'800 F11, il 1545 F4571, tutte queste cose qua che tendenzialmente non si scelgono, non vengono scelte perché siamo abituati che il massimo del plasticone è sempre stato il glorioso 1855 F3556 e già per molti era buio. Quindi questi sono obiettivi ancora più bui, ma di fatto la logica di Canon ha senso perché dicono noi vi facciamo degli obiettivi full frame meno luminosi, meno costosi che potete acquistare, sono anche molto compatti, leggeri in linea con prodotti come ad esempio R8, ma di fatto poi andiamo a compensare la mancanza di un'apertura, diciamo, più ampia e luminosa con un sensore e un processore che riescono a garantire una sensibilità ISO molto più prestante senza grosse perdite. Che è un discorso che ci sta. Però mi rendo anche conto che sia difficile far entrare nella testa dei fotografi che un obiettivo 4571 possa essere prestante. Quindi, questo secondo me ci vorrà un po'. Però, Canon ha iniziato un percorso molto intelligente pensato proprio per questo tipo di budget. Il discorso che facevo sulla ghiera è che c'è questa nuova modalità Auto Plus, quindi fondamentalmente quella che vi ho fatto vedere prima, voi ruotate la ghiera su A+ e ehm, non è propriamente una modalità automatica come le altre fotocamere, nel senso che nella maggior parte delle fotocamere diciamo uno mette su auto e non si preoccupa più di nulla perché fa tutto la fotocamera, dalla regolazione del diaframma, dei tempi, dell'ISO, il bilanciamento del bianco, qualunque cosa viene gestita dalla fotocamera. Nella modalità Auto Plus di Canon, in realtà ve lo faccio vedere qui sotto se riesco. Eh, ho ancora della batteria residua e soprattutto sono sempre al contrario. Come vedete, se io metto. La modalità Auto Plus che torno perché ho premuto per sbaglio, eccoci qua. Eh, lui mi dice che c'è una scena smart auto e vengono applicati degli effetti. Quindi, se io vado praticamente qui in basso con il dito, vado a dargli dei parametri. Eccolo qua, scegli un effetto dei preimpostati quindi scattare. Quindi, preimpostato, quindi posso fare sfondo sfocato, luminosità, contrasto, saturazione, eccetera. Eccetera. Io posso andare a dargli dei parametri, ok? Voglio fare uno sfondo sfocato. Sì, ok, ma di quanto nitido, sfocato, eccetera, eccetera. Quindi la fotocamera andrà automaticamente a regolarsi sulla base di quello che io gli sto dicendo. Fighissimo, ok, sotto un certo punto di vista, perché è un po', permettetemi, non so, questo tipo di, questo tipo di, 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 di metafora, di paragone, è un po' come avere uno smartphone con un'app figa eh, a livello fotografico che fa un sacco di cose preimpostate, però con un sensore di tutto rispetto e con una fotocamera vera dietro alle spalle. Il problema, secondo me, è che mh, per qualcuno che vuole imparare eh, potrebbe, diciamo, vincere eh, il fatto di, di essere un po', come dire, comodi con questa impostazione, no? Quindi un po' pigri, permettetemi, perché è eh, chiaro che se abbiamo questa impostazione dico vabbè, dai, che c'è sto giro, non mi ricordo cos'è il diaframma, metto l'autoplus e faccio la foto. Non è, secondo me, il modo giusto per imparare. E poi vabbè, io forse sono forse un po' troppo estremista nel dire che in certe fotocamere la modalità auto andrebbe tolta, però capisco che i produttori la mettono perché il target può essere in linea anche con chi sta imparando. Il problema è che non tutti, almeno credo io, si mettono a scattare in modalità auto, poi vanno a vedere gli exit della foto e dicono «Ah, perché ha scattato f4, ISO 200 in questo caso? Fammi pensare, fammi studiare». Cioè, questo sarebbe l'utilizzo perfetto, se non è della modalità auto, cioè prendo una reference per capire come si è comportata la fotocamera e quindi di conseguenza vado poi a imparare. Però la verità è un'altra, perché non è la prima volta che parlo, magari, con studenti di scuole di fotografia, con chi sta imparando a fotografare, con chi sta facendo pratica, sta studiando, eccetera, eccetera. E mi, viene mi vengono dette frasi come, eh, io pensavo di fare una foto al tramonto con, non so, diciamo, il primo piano un po' tutto in ombra e il sole bello che si vedeva, no? Cioè, diciamo, un classico esempio di un diaframma chiuso per, quel per quella tipologia di scatto. Però continuavano queste persone. Eh, ho mm, usato la modalità automatica della fotocamera e la foto è venuta tutta, cioè il cielo è venuto tutto esposto, sovraesposto e il terreno, diciamo, sotto è venuto eh, diciamo, nitido, ok? Quindi visibile. Sì, perché il problema è che la fotocamera non sa quello che avete voi in testa. Cioè, la fotocamera in modalità auto tendenzialmente cerca di. Uh, usare dei parametri per arrivare a un'esposizione corretta sul tipo di bilanciamento dell'esposizione che viene impostato. Quindi non è detto che la fotocamera, anzi quasi mai la fotocamera andrà a scattare la foto, la foto che avete in testa voi. È per questo che vi dico che è importante studiare, capire, provare, sbagliare chiaramente e eh, di conseguenza poi riuscire a controllare una modalità manuale o magari... Una modalità semi-automatica, una proprietà di diaframma, una proprietà di tempi. Sono già dei modi migliori, secondo me, per imparare. Quindi volevo fare tutto questo discorso, questa digressione sulla parte Auto Plus, perché comunque i produttori continuano a migliorare queste modalità, ma manca un messaggio, secondo me, dietro da far capire a chi sta imparando a fotografare. Per il resto, siamo di fronte a una 32 x 86.1 x 70 mm eh, in questo caso appunto di profondità quindi molto molto compatta il peso è pari a 414 grammi per il solo corpo o 461 grammi con schede batteria la batteria che appunto è qui sotto è un altro elemento un po' diverso ecco diciamo vedete qua c'è lo slot batteria con anche lo slot SD la batteria è una LP17 eh, in questo caso da 1050 mAh come vedete eh, ecco qui ed è molto più piccola, è veramente molto molto piccola, sensibilmente più piccola, ehm, ed è praticamente non è una batteria nuova. È una batteria che adesso ecco la rimetto via. È strano che, come sempre, la metto al contrario, dannazione. Sembro impedito, ma sono solamente concentrato sul video che sto facendo. Eh, come dicevo, non è una batteria nuova, l'abbiamo già vista in 6D Mark II, in 750D, e eh, in altre fotocamere, anche reflex, appunto chiaramente di, di Canon e anche altre piuttosto piccole. Eh, qual è il contro di questa batteria? L'autonomia. Secondo me l'autonomia è un po' sacrificata. Sebbene Canon abbia fatto un grande lavoro nell'ottimizzazione dell'energia, però a un certo punto comunque i miliampere, insomma l'energia fisica diciamo, di quella batteria, finisce e di conseguenza va a influenzare l'autonomia un'autonomia che si attesta intorno ai 300-350 scatti più o meno eh, oppure circa un'ora e 5, un'ora e 10 di video in 4K 25 non è tantissimo ma chiaramente avete la possibilità di alimentare la fotocamera con un cavo type C quindi non è un problema se siete fermi, siete in movimento è un po' più eh, difficile per quello che secondo me è una grave mancanza la possibilità di mettere un battery grip perché di solito il battery grip oltre a migliorare l'impugnatura va anche a Aggiungere una o due batterie, poi dipende dai vari produttori, ma tendenzialmente c'è comunque ehm, dell'energia in più che potete utilizzare senza dover cambiare la fotocamera, cioè senza dover cambiare la batteria. Pardon. Diciamo che quale può essere la, la situazione in cui il battery grip sarebbe veramente comodo. L'esempio che mi ha fatto canon all'epoca della presentazione di questa fotocamera, che avete visto anche prima qui sul canale, è stato quello di ehm, usare R8 come secondo corpo insieme ad R3 o R5 o R6 Mark II, ad esempio di un matrimonio. E secondo me è un esempio molto giusto, perché è vero, R8 è assolutamente in grado... Di gestire un matrimonio, secondo me, con il giusto obiettivo, la qualità fotografica è molto alta, il sensore comunque è comunque quello di R6 Mark II. Quindi, se li fate con R6 Mark II, non vedo perché non dovreste farle con R8 dal punto di vista della qualità. Quello che sono i problemi, magari in un matrimonio, un evento del genere, parlando comunque per esperienza personale, sono due. La batteria e lo slot SD. Non conosco molti fotografi che si avventurano a fare matrimoni o eventi del genere con un singolo slot, perché potrebbe succedere qualunque cosa. Così come anche non è sempre possibile in alcune situazioni concitate fermarsi e cambiare la batteria, perché magari lo zaino è in un'altra stanza, è lontano, voi siete lì sul pezzo, insomma, cioè. Eh, io sono abituato ai matrimoni a usare un battery grip per andare a colpo sicuro, è vero, R8 in questo caso sarebbe una fotocamera secondaria, quindi si presuppone che consumiate meno batterie o che comunque abbiate un corpo macchina primario con magari un battery grip e tutto quello che ne consegue. Quindi è veramente una cosa molto soggettiva e dire ok, però non ha il doppio slot potrebbe comunque andare bene perché, ripeto, se usata come fotocamera secondaria... Male che vada, avete sempre la primaria, ma questo poi dipende da quello che fate, da, da, da che foto scattate, da come vi comportate, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di qualità fotografica. Ho provato questa EOS R8 eh, per un po' di situazioni. Ho fatto delle foto a teatro, durante delle prove e un allestimento appunto di questo, di questo spettacolo. Ho fatto delle, dei ritratti, ho fatto un po' di scatti. Il mio piccolo, anzi forse grosso rimpianto è che, come ogni volta in cui esce una fotocamera nuova, eh, chiaramente non è supportata dai vari programmi per la gestione dei RAW, quindi i RAW che ho scattato con questa fotocamera nel momento in cui registro questo video non possono essere utilizzati o editati, neanche letti in realtà, da Lightroom e quindi di conseguenza ho scattato in RAW più JPEG proprio per vedere un pochettino, mi sono basato a valutare la, la, la qualità del, dello scatto esclusivamente sui JPEG, che sono degli ottimi JPEG già in camera, escono molto bene e soprattutto, poi ripeto, il sensore è praticamente lo stesso di R6 Mark II, quindi si sa più o meno che qualità c'è. La qualità è molto alta. È vero che la sensibilità ISO ha una grande resa su questa fotocamera. Sono riuscito anche a usare, ehm, a usare la fotocamera poco sopra i 10.000 ISO senza troppi problemi. Quindi, confermo quello che dice Canon sulla strategia della sensibilità ISO. Il DigiKix fa il suo bel lavoro. C'è qualche ma. Il ma ad esempio, o il però se preferite, ma non insieme, ma però perché è un errore grammaticale, mi raccomando. Ehm, riguarda l'autofocus, vorrei metterle le mani avanti, nel senso che quella che ho provato io potrebbe teoricamente essere una versione non proprio definitiva, quindi un firmware ancora un po' instabile, anche perché nella versione che è arrivata a me qua sopra c'era scritto sample, quindi eh, potrebbe essere una sorta di preproduzione o qualcosa di ancora non proprio pronto per la vendita, anche perché in vendita questo prodotto arriverà metà marzo-aprile 2023, quindi di conseguenza ha senso che non sia ancora al 100%. Però effettivamente io ho notato dei grossi problemi nell'autofocus, nonostante sia un dual pixel CMOS AF2, che è un autofocus ottimo, ve ne ho parlato benissimo nelle EOS R6, mh, è presente anche sull'R5, sull'R3 ed è veramente fenomenale su questa R8 non ho avuto la stessa, la stessa esperienza perché ci sono state un sacco di volte anche dal punto di vista video in cui il fuoco veniva perso, quindi l'immagine era completamente sfocata e non c'era assolutamente modo di recuperarla se non forzando la cosa, con, cioè mettendo l'obiettivo in MF e andando a modificare la ghiera. Ora ripeto, tutti i sintomi diciamo, di questa problematica dell'auto autofocus mi fanno pensare che sia veramente un problema firmware, perché poi ad esempio a livello fotografico questa, questa cosa non succede, cioè a livello fotografico è veloce, ottimo, scattante, può rilevare tranquillamente tutti i vari soggetti eh, che è rileva eh, possibile rilevare anche su ad esempio iOS R6, Um, qui ad esempio, auto, moto, treni, veicoli vari, animali, eh, occhi, testa, m, corpo di un umano, insomma, tutte queste cose qui e il menu è anche molto facile da capire, sempre molto ehm, facile da interpretare, da utilizzare, da gestire, eccetera, eccetera. Però ho avuto questi problemi e ripeto, non mi sento di dare un giudizio in questo momento all'autofocus per il semplice motivo che conosco bene questo autofocus e so come si comporta e so quanto sia eccezionale magari se vedete questo video boh, a fine 2023 avete appena comprato l'IOS R8 fatemi sapere se avete avuto problemi ma nel frattempo io mi auguro che eh, escano appunto aggiornamenti firmware anzi sono sicuro che usciranno aggiornamenti firmware a correggere questo e altri piccoli problemi. Detto questo lato video forse è stata la parte in cui Canon EOS R8 mi ha regalato più sorprese in assoluto perché l'ho usata sempre appunto intensamente a teatro per fare qualche contributo appunto ho anche fatto qualche Video al nostro Nicola Nubile mentre faceva, non so, delle svapate con la sigaretta elettronica. E, e sono rimasto veramente molto stupito perché oggettivamente, la grande arma Lato Video di Canon, secondo me è il C-Log 3: a quella pasta cinema, quei contrasti, quella gestione che è veramente qualcosa che fa capire la grande esperienza di Canon lato video. E oggettivamente certo può piacere o non piacere, a me piace veramente tanto. Quando ho provato a fare qualche clip in 4K60, 4K25, in 1080-60, 30, insomma, eccetera, eccetera, sono rimasto veramente molto colpito dalle possibilità di questo, di questo prodotto, che poi sono dei file estremamente lavorabili, perché se registrate in 4210 bit con la modalità HDRPQ, eh, in Cilog 3 veramente potete tirar fuori tanto da questi file. E qui lato video... Viene fuori un altro discorso molto importante, cioè la stabilizzazione, perché questo era il mio, diciamo, punto numero uno di perplessità, no? E eh, cavolo, 1800 euro, full frame, eh, non c'è la stabilizzazione, ma ancora? Eh, proviamo un pochettino a fare degli esperimenti molto cattivi, quindi mi sono messo un po' a camminare con questa Canon sr 8 facendo riprese a mano libera, eh, con la stabilizzazione digitale attiva, andando poi a compensare, chiaramente, con la stabilizzazione integrata nell'obiettivo. E il risultato è stato davvero, davvero sorprendente perché sembrava quasi che io avessi in mano una fotocamera pienamente stabilizzata anche messa su un gimbal, cioè, nel senso, in alcuni casi, riguardando bene le riprese. Non riuscivo a credere ai miei occhi, nel senso che, sì, è vero, io non sono una persona che durante la gestazione video si muove tanto. Magari trattengo anche il respiro, cerco di fare dei movimenti lineari. Se posso, magari uso la tracolla al collo, quindi la tengo tirata per stabilizzarmi di più. Però di fatto oggettivamente se una fotocamera non stabilizza bene, non stabilizza bene, cioè è impossibile essere degli stabilizzatori umani, quindi chiaramente si capisce se lo stabilizzatore funziona bene oppure no. E lo stabilizzatore di immagine digitale, quindi non meccanico, di questa fotocamera è stata la più grande sorpresa secondo me trovata in questo prodotto a livello ovviamente positivo, cioè davvero, davvero ben fatto, quindi complimenti a Canon perché dal mio punto di vista... Eh, io ho veramente girato tutto a mano libera con questo prodotto. Ho fatto delle riprese macro, ho fatto, quindi anche, anche lì il macro è poi un tipo di ripresa, ho detto sfruttiamo questo 85 macro che mi hanno dato. È un tipo di ripresa un po' bastardo perché chiaramente tutti i micromovimenti che possono essere anche un movimento del diaframma mentre respirate si vedono tantissimo nel video perché comunque è un obiettivo lungo, eh, state facendo una ripresa di un dettaglio molto piccolo, quindi ogni micromovimento si vede e oggettivamente il lavoro fatto da questa fotocamera anche in quel caso è stato veramente eccellente quindi devo dire molto, sono molto 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 impressionato positivamente di questa cosa e, e quindi ben fatto come dicevo prima mi è mancato molto non avere un joystick perché ormai sono abituato con tutte le varie fotocamere ma anche con fotocamere Canon come la R6, la R6 Mark II, la R5 insomma la EOS R3 hanno dei joystick spettacolari io mi rifiuto di credere che non ci sarebbe stato un joystick qui dietro, perché secondo me lo spazio c'è tranquillamente e anche comodo vicino al pollice. Perché l'alternativa, diciamo, nel non usare il joystick è quella di utilizzare il, il touch, appunto il dito direttamente sul display touch posteriore per selezionare il punto di messo a fuoco oppure premere il tasto asterisco posteriore per sbloccare il d-pad e allora andare a muovere il punto. Ora, nel primo caso, quindi usando il dito sul, sul touch non è una cosa che mi piace soprattutto in questo prodotto così compatto perché anzi io l'ho proprio disattivata la possibilità di, di usare l'autofocus con il touch perché ad esempio io magari usando la fotocamera in questo modo vado ad appoggiare il naso sul, sul display e cambio praticamente il punto di messa a fuoco perdendo poi l'attimo perché perdo anche il fuoco quindi non è una soluzione che almeno secondo me funziona ed è pratica, ma c'è chi si trova bene. Magari immagino chiaramente che se state utilizzando la fotocamera in questo modo, quindi col display, diciamo, messo in, questo, in questa maniera e facendo questo tipo di ripresa, allora è comodo perché usate il dito, non c'è il rischio che toccate col naso, ma se state scattando eh, appunto con il mirino è molto facile che andiate a cambiare il punto di messa a fuoco inavvertitamente. Il, la seconda opzione è quella di, di sbloccare, il, è vero che ci vuole un secondo, cioè premi qua e vai a sbloccare, però non è pratica allo stesso modo di avere un joystick che magari quel secondo, quel secondo e mezzo che vi serve per fare questa operazione, non so, in qualche modo potrebbe compromettere lo scatto che, che state facendo in una situazione particolarmente dinamica. Quindi questo secondo me il joystick è forse la mancanza che ho sofferto di più in assoluto. Poi ci mettiamo insieme anche eh, un... Un doppio slot che si poteva fare e così come anche una batteria magari più grossa, però anche lì bisogna sempre valutare un po'. Chiaramente un doppio slot e una batteria più grossa in questo corpo macchina avrebbero reso il prodotto molto più grosso, quindi non ci sarebbero stati più i vantaggi del è molto trasportabile, è molto compatto, è molto leggero, è molto piccolo, è perfetto per il travel vlog, cioè si, si cambiava completamente. Eh, il, il target o riferimento non sarebbe potuta essere questa fotocamera così tanto piccola con una batteria come la LP-6 -E6 o 6N classica di Canon. E un, e un secondo slot, e chiaramente serviva più spazio, eccetera. Eccetera. Quindi forse in realtà la batteria così e lo slot singolo potrei quasi perdonarli come, come mancanze e potrei anche capire la motivazione che ha spinto Canon a fare questa cosa e cioè l'esigenza di. Veramente avere un prodotto molto compatto, leggero, piccolino e full frame con una qualità eccezionale. Quindi, se la pensiamo così, forse non è una grave mancanza, però, onestamente, il joystick non riesco a capirla come. Come esclusione perché secondo me dovrebbe essere davvero uno standard oggi eh, nelle fotocamere, soprattutto di questa fascia, e soprattutto perché allo stesso modo, se eh, prendiamo il riferimento del professionista che usa una EOS una, so, R3 e questa come secondo corpo macchina, quel professionista è abituato ad avere un joystick, quindi, a maggior ragione, passando rapidamente alla seconda camera, uno si aspetta che, che sia disponibile. Insomma, spero di avervi spiegato bene questa Canon EOS R8, la mia esperienza, il modo in cui si è comportata e anche il modo in cui io ho cercato di capire questo prodotto. Torno a ripetervi che secondo me magari un pricing un po', come dire, più inferiore avrebbe tolto ogni dubbio su questo prodotto e lasciato magari meno dubbi particolari, perché effettivamente uno potrebbe davvero dire ok, non mi interessa la compattezza, vado su una R6 usata o magari la trovo anche nuova ad oggi a 2000 euro, non so, nuova magari no, però usata si può trovare, usata magari poco, tenuta bene, insomma sono tutte riflessioni che mi rendo conto vengono fatte nella testa di una persona e quindi di conseguenza secondo me io lato produttore o comunque il produttore deve fare in modo di togliere questi dubbi eh, al consumatore e lasciargli un po' più la strada come dire libera eh, verso quella che chiamano customer journey il viaggio del cliente nell'acquisto insomma tutti questi meravigliosi termini di marketing però ecco spero che con questo video io sia riuscito a farvi un pochettino di chiarezza su eh, alcune cose che mi rendo conto eh, necessitavano comunque di risposte o di chiarimenti tuttavia se ci dovessero essere altri dubbi da parte vostra non dimenticatevi che potete semplicemente lasciarmi un commento qui sotto eh, potete anche andare a leggere la recensione testuale su fotonerd.it dove troverete i file RAW e tutti i vari approfondimenti, tutto quello che non ho letto qui, vari prezzi eccetera eccetera, insomma potete anche lasciare un commento su fotonerd.it se vi fa piacere, noi ci rivediamo in un prossimo video, questo è il momento in cui si chiude il sipario e vado a camminare ancora con questa stabilizzazione.